Bene, pronti per una seconda edizione di Risorgi Marche, per noi è ancora più importante della prima. La prima è stata straordinaria, 80.000 visitatori, 13 tappe, la bellezza dei Sibillini, i produttori che hanno potuto offrire i propri prodotti che conosciamo bene, ma insomma non tutti li conoscono, di grandissima qualità, delle persone che sono rimaste sul territorio, che stanno lavorando per tornare a come erano prima ancora meglio. La seconda edizione, dicevo, più importante perché conferma questa presenza, la rende, va in una tendenza che rende questa manifestazione qualcosa di stabile. Sarebbe bello poterla annoverare fra le grandi manifestazioni marchigiane, non solo appunto dopo gli eventi del terremoto, ma anche come accompagnamento di tutte queste aree interne che già soffrivano prima del sisma e grazie a manifestazioni come queste possono fare mostra a pieno della loro bellezza e della loro forza. Una iniezione di spirito positivo nei marchigiani, perché appunto grazie all'impegno di questi artisti si sente la generosità, la vicinanza e diciamo, la spinta per chi ancora vuole tornare a credere e speranza. Parte la seconda edizione di Risorgi Marche, il festival per le comunità colpite dal terremoto. Forti del successo, del riconoscimento dell'anno scorso e dell'entusiasmo del popolo di Risorgi Marche, avevamo già annunciato che ci sarebbe stata questa edizione. Ovviamente si cerca sempre di migliorare e di crescere, quindi anche nei numeri partiamo dai 13 concerti dell'anno scorso ai 14 di quest'anno, ai quali però se ne aggiungeranno altri, perché alcuni artisti hanno dato disponibilità ad esibirsi ma non hanno ancora trovato la data, quindi annunceremo in corsa attraverso i social sul nostro sito risorgimarche.it. Tra i tanti artisti già in cartellone ne cito soltanto due, semplicemente per il fatto che sono stranieri e quindi magari meritano, ecco, di essere citati proprio per la differenziazione rispetto all'anno scorso, e sono Toquinho e Noah. Ci fa molto piacere che loro abbiano dato la loro adesione. Io li ringrazio comunque tutti, sia i 14 presenti già in cartellone e quelli che si aggiungeranno, perché come l'anno scorso si esibiranno gratuitamente. Ovviamente invece tecnici, musicisti d'accompagnamento e tutte le persone che lavorano a Risorgi Marche verranno giustamente pagate, quindi insomma il festival ha dei suoi costi, ma questi costi vengono coperti in parte dal decreto mille proroghe, che appunto sostiene le iniziative culturali e turistiche in queste zone, e poi dagli sponsor che oggi appunto abbiamo ringraziato in conferenza stampa. Ovviamente non un euro viene tolto a quella che è la ricostruzione, quello è proprio un bacino diverso, fa parte della ricostruzione che passa attraverso iter politici, decisioni e regole completamente diverse. Risorgi Marche attinge appunto in parte a un bacino, a un fondo molto più grande che è destinato a queste iniziative, quindi questo per tranquillizzare qualsiasi appunto preoccupazione che facendo questo festival non si possa aiutare alla ricostruzione. È una cosa che va in parallelo, fa parte della società civile, nasce dalla società civile di cui faccio parte, non è un'iniziativa politica, anche se nel suo senso diciamo più ampio della parola stessa la politica c'entra, perché la civiltà, la cultura sono comunque politica.